Ok, quindi abbiamo tagliato il nostro quadratino, questo lo mettiamo via che non ci serve, e adesso lo andremo quindi ad applicare, ad attaccare in questa zona e lo incolleremo con la nostra colla extra forte. Quindi come sempre la apriamo, la versiamo un po' nel nostro piattino di carta. Con il pennello a punta obliqua andiamo a mettere un po' di colla sui lati e un po' al centro. Ok, messa la colla, andiamo quindi ad applicare il nostro feltro. Adesso ci occupiamo del coperchio. Sul coperchio andremo a stendere questo colore blu metallizzato con il nostro solito pennello a punta piatta. Quindi come sempre lo agitiamo, lo mettiamo un po' nel pettino di carta e lo stendiamo su tutto il coperchio. Mentre il coperchio si asciuga, passiamo sul resto il fissante protettivo. Io uso questo fissante protettivo spray lucido, quindi come sempre lo agitiamo e da una distanza di circa 30 cm lo spruzziamo su tutta la superficie e anche un po' dentro. Vi consiglio sempre di applicarlo fuori casa, in balcone o in finestra perché ha un forte odore e potrebbe dar fastidio in casa. Adesso andiamo ad applicare il fissante. Mettiamo il fissante protettivo anche sul nostro coperchio. Con quest'ultimo passaggio il cofanetto è finito, quindi questo è il risultato finale. Spero che vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao a tutti!